Buonasera a tutti, io sono il dottor Max che vi parla, oggi sono a casa, vi parla dalla Tanzania. Stasera è proprio la serata dedicata a un possibile trasferimento, utilizzando o il piano B o il piano C, qua in Tanzania, o meglio, probabilmente a Zanzibar. Chi mi segue sa che in linea di massima io suggerisco Zanzibar per chi si deve spostare. E soprattutto non deve lavorare, non deve creare una grande azienda, una grande impresa. La comunità infatti è un pochino più internazionale e secondo me l'inserimento è più semplice. È più semplice fare amicizie, le distanze sono diverse, ci sono più bianchi, insomma, è tutta, poi è una bella, sinceramente, una bella isola con un bel mare, eccetera, eccetera. Dunque, allora, stasera devo iniziare la trasmissione con una brutta notizia. In passato vi ho ricordato più volte che Giacomo ha comprato il terreno, no? Cioè, l'ho seguito in questa trattativa, è andato tutto bene e tra poco finalmente inizieremo a fare questo benedetto muro. È sempre un po' burocratica questa cosa qua. Purtroppo mi ha mandato un messaggio un'ora fa dicendo che la mamma è mancata, si era ammalata recentemente. Era caduta e poi è stata male, poi hanno trovato qualcosa al fegato, praticamente sono partite le metastasi e se n'è andata in poche settimane. Quindi io poi l'ho chiamato, ho fatto le condoglianze naturalmente e speriamo che si riprenda presto. Appena si riprende, Giacomo dovrebbe venire poi il terreno lì vicino accanto alla proprietà di Franco. Allora, detto questo, stasera gli farò un intervento principalmente su due argomenti. Uno sicuramente di interesse, al quale si può spaziare, si possono dire tante cose, e l'altro, nell'altro un po' meno di interesse, perché sapete che io non amo la polemica, però è anche in un certo senso mio dovere. Diciamo dirvi, darvi una sorta di feedback su quelle che sono state le esperienze, no, che ho avuto fino adesso con i clienti. Ricordate anche le volte scorse ho parlato di quanto sia importante l'atteggiamento, l'attitudine. Ho parlato di atteggiamento assertivo non a caso, perché questa parola che non si usa quasi mai in Italia, se voi fate un sondaggio, le persone non sanno nemmeno che cosa vuol dire. Ci ha spiegato un po' tutto. Ecco, se uno ha l'atteggiamento giusto quando viene qua, ha un po' di soldi in tasca, una buona motivazione appunto avvalorata da questa positività, questo atteggiamento assertivo, ed è umile, sicuramente può fare bene, anche se se è un pensionato, perché il pensionato si deve inserire, anche se non deve lavorare. La maggior parte di voi siete pensionati, vi dovete comunque inserire in una nazione che, culturalmente parlando, con tutto rispetto, è molto più arretrata di noi, più arretrata, diciamo, del mondo occidentale. Siamo in Africa e bisogna adattarsi alla mentalità, africana, e allo stesso tempo bisogna cercare di godersi, no? Come quello che cerco di fare io, la permanenza. Ecco, quindi vi dirò poi ora cosa intendo dire. Dunque, allora, io ho scoperto un po' per caso, il caso sapete non esiste, io sono sempre a girare il computer avanti e indietro, gli amici spesso e volentieri mi segnalano delle cose e in questo caso Cosimo, come al solito puntuale, abbiamo poi anche parlato, ma ha segnalato una cosa piuttosto importante relativa al CBDC, che vuol dire Central Bank Digital Currency, quindi la moneta digitale delle banche centrali in inglese. E ho scoperto un'intervista della Lagarde, Christine Lagarde, che ha rilasciato il 19 marzo del 2013. Ci sono alcune cose che poi sono state superate, no? Quando lei dice che il tetto di spesa è 1000 euro, nel frattempo i 1000 sono arrivati a 3, comunque esiste sempre un tetto di spesa. Ma la cosa che mi ha sorpreso di più è che lei con molta tranquillità dice che esisterà comunque un tetto sia per le spese
cioè sì, per gli acquisti che possiamo fare utilizzando il cash, cioè il contante in euro. Ciao Fabio, benvenuto. Allora, sto parlando dell'intervento della Lagarde, che è la presidente Oh, grazie, buonasera a tutti. ciao, che è la presidente della Banca Centrale Europea. E quindi lei è tutta preoccupata, dice: no, non voglio assolutamente che monete digitali, magari create da Amazon, create da Google, vengano e ci freghino la comunità europea. La Lagarde ha già detto una prima inesattezza, perché come sappiamo sull'euro c'è già il copyright e quindi nessuno li può fregare l'euro, in nessuna maniera. Stanno già, con mia grande sorpresa, esiste già il dollaro digitale, io non avevo sentito parlare, ma l'ho visto, no? L'ho scoperto guardando tutte le monete, le principali monete digitali che sono state create, che sono già un'enormità, devo dire. Ho scoperto che c'è già anche il dollaro digitale. E questo crea, vedete che confusione che c'è, perché da un lato si parla di una moneta digitale in comune tra le banche centrali, però non gli si dà ancora un nome. E questo, secondo me, almeno per quello che riguarda il blocco occidentale, dovrebbe essere il dollaro digitale, l'euro digitale, la sterlina digitale e basta, non dovrebbe essere nient'altro. E vabbè, e quindi anche loro sono un attimino in confusione, come ha ricordato lei, e a ottobre, ha detto, di quest'anno, si pronunceranno e ufficialmente decideranno quello che vogliono fare. Una cosa molto importante che ha detto anche che per quello che riguarda l'utilizzo delle monete digitali, anche in questo caso ci sarà un limite. Cioè, non è che può comprare tutto quello che può comprare. Mettiamo caso che uno può comprare dell'oro, magari più di 3.000 o di 5.000 euro, o comunque quella moneta che usa al mese, non potrà comprare. Ci saranno delle limitazioni di questo tipo. È per questo che io vi dico e vi ripeto di cercare di fare questa operazione prima possibile con Ovesta, perché dopo non sarà più possibile. Dopo dovremo penare, dovete penare, 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 magari per spostare appunto questi 40-50 mila dollari. Euro, scusate. Poi c'è un altro aspetto che, per esempio, uno che vuol fare una Royal Class, ora scusate, si parla di un'altra cosa, però per fare un esempio, siccome parla di monete, è tutto collegato, come vedete, no? Anche l'oro è collegato alla Tanzania, è tutto collegato. Uno che vuol fare un'operazione di questo tipo, ora come ora, dà a disposizione alla banca per un bonifico in linea di massima di 30.000 euro che immediatamente vengono poi utilizzati per aprire il conto con Ovesta senza problemi. Perché tutta questa operazione qui è estremamente semplice. Parlate con Walter, prende un'ora di lavoro, semplicissima. Immaginate se un domani uno può spostare soltanto 5.000 dollari alla settimana. E ci vogliono 6 mesi per aprire un conto con Avesta. Vi rendete conto che cose paradossali? E questa limitazione include sia gli acquisti sia le vendite. Quindi, in poche parole, che cosa ci stanno dicendo questi signori? Ci stanno dicendo che da un lato ci controlleranno le spese e dall'altro ci impediranno di fare soldi. È un po' tutto collegato. Oppure i soldi che uno fa, a parte le multinazionali, che quelle poi tante li fanno comunque sparire nei paradisi fiscali, noi comuni mortali del ceto medio, diciamo così, avremo anche probabilmente questo problema, che o fiscalizzeranno tutte, passeranno tutte le tasse, o se no non ci converrà più nemmeno lavorare più di tanto, perché si creerà una situazione nella quale anche se possiamo guadagnare, poi non li possiamo spendere. Io vi invito a riflettere su queste cose, perché anche coloro che vogliono fare business e ci dovrebbero pensare a queste cose, ma ci pensano? Io mando un messaggio così di saluto a Maurizio, col quale ho fatto una piacevole conversazione ieri. Anche lui faceva l'imprenditore, il imprenditore vuole ritornare a fare impresa. Maurizio, ci sono questi aspetti qui e che devi considerare. Lui voleva anche, fra l'altro, andare in Ungheria a fare questa operazione, cosa che non gli ho detto niente. La prima volta che ci parlo, non lo scoraggiare, insomma, non c'è un rapporto, insomma, che giustifica
una mia opinione, un mio commento in questo senso, però va in Ungheria perché c'è il presidente lì, come si chiama, che è un personaggio un po' più simpatico, ma pensate che lui non faccia parte come Putin della Genga? È chiaro che anche lui fa parte della Genga. E quindi andare in Ungheria non risolve assolutamente nulla, perché nel momento in cui c'è una guerra o c'è una crisi economica o c'è un tracollo finanziario, anche l'Ungheria ovviamente rimarrà nella stessa situazione come tutte le altre nazioni. Non cambierà assolutamente niente. Quindi se uno proprio vuole fare impresa, bisogna che abbia il coraggio di uscire dall'Europa. Questo c'è. E ovviamente non andare in un paese occidentale, non se vada a fare business in America, non cambia assolutamente niente. L'unica possibilità che rimane è l'Africa, perché io sono qui in Tanzania e posso dire solo parole positive sulla Tanzania, però ci sono magari altre nazioni che danno questa possibilità qui. Io non lo so. Allora, io in passato, se vi ricordate, ho fatto un intervento, siccome è una materia piuttosto complessa in cui non ci sono ancora cose definite, a parte l'esistenza di queste cripto, c'è da studiarle le cose, no? E io non ho avuto granché opportunità di approfondirle, però in passato, per chi mi segue lo sa, ho già fatto un intervento in cui, se vi ricordate, ho parlato di queste monete, prima fra tutti il Ripple, che dovranno, che si interpoleranno, diciamo così, tra le monete cripto e i sistemi di transazione all'estero. Tutte le motivazioni che anche molti esperti, ne ho sentito uno anche ieri l'altro, vi portano come per giustificare, no, i benefici di tutta questa nuova tecnologia. Io dico, guardate, io forse ho scritto la trilogia, sono un attimino un po' più sensibile, un po' più avanti. Ma questi sistemi qui saranno la nostra rovina, perché ogni volta che faremo una transazione, loro ti dicono è più veloce. Certo è più veloce, ogni volta che si fa una transazione ci chiedono una fee. Quindi più transazioni facciamo e più soldi fanno. È chiaro che è più veloce. Intendiamoci, il bonifico di oggi, che si può dire è troppo lento, ma non è mica lento per la tecnologia. Il bonifico in 5 secondi una banca può fare un bonifico dalla Tanzania in Europa. Quando io vendo dell'oro e ora ho il conto di Ovest collegato qui alla banca in Tanzania, va bene, ve le dico così almeno capite. Io in meno di 24 ore, se la disposizione la do la mattina, io la sera ho i soldi sul conto corrente. Quindi in un giorno. Quindi quando le cose si vogliono fare, non occorre nessuna tecnologia rivoluzionaria, si possono già fare anche oggi. Quindi se le banche non le fanno, come non le fanno adesso, non vedo perché devono trovare tante scuse per poi dire sì, dopo saranno più veloci. Saranno più veloci, quindi vuol dire che in definitiva, in conclusione, loro ci faranno più soldi e noi ci rimetteremo. Perché mai che un sistema di questo tipo qui possa veramente essere pensato per andare incontro al consumatore finale. Qui il marketing non esiste, il marketing è la ricerca di mercato per cui si mette a punto un prodotto servizio perché c'è un bisogno del mercato, no? Quindi si modella e si realizza in relazione alla domanda che c'è. Qui nel sistema finanziario sono i maghi che la fanno da padrone, sono loro che decidono, Wall Street che decidono tutti i prodotti finanziari che si inventano. Ma i soldi vanno a finire nelle loro tasche, non vengono mai a finire nelle nostre. Allora, mi fermo un attimo qui. Avete domande su quello che ho appena detto? Allora, interrompetemi pure, se volete intervenire. Io ho parlato anche con Cristoforo, che è ancora qui, con la signora, loro hanno preso la residenza in un giorno e mezzo, da tutto molto bene. E adesso sono in vacanze in un resort a Giambiani, sono arrivati stamattina e poi dopo ritorneranno altri 4-5 giorni a Nungwi, che è la zona vicino a Kendu Arok, che secondo me è la spiaggia più bella di Zanzibar. Lui è abbastanza dentro a queste cose qui, abbiamo parlato molto del Bitcoin, mi ha spiegato che tutte le monete digitali
hanno un ciclo di vita di 4 anni, io questo non lo sapevo, e quindi lui dice: se te consideri questo aspetto qui, sai quando devi comprare e sai quando devi vendere. Quindi sono tutte cose, poi io sapete che io non stravedo, no, per queste monete digitali, in particolare in un momento di questo tipo, in un momento particolare come questo, si avvicina al grande reset e può saltare tutto per aria. Però c'è da fare una considerazione, che è la seguente: l'azienda che produce cioè produce, diciamo così, che ha inventato, aspetta che la prendo così vi dico le cose un pochino più precise, tanto la guardia si può anche chiudere. Eccolo qua, me la sono salvato. L'azienda, diciamo, di riferimento, il nome dell'azienda è Ripple, no? Abbiamo detto, ma in effetti la moneta digitale che utilizzano non si chiama Ripple, si chiama XRP, è una sigla. Poi mi sembra che ci sia anche XRPL, una cosa di questo tipo. Quindi anche Cosimo faceva un'osservazione molto pertinente. È andata a vedersi il trend di questa moneta e mi ha detto: vedi Massimo, se uno compra questa moneta in questo momento, il trend è sicuramente positivo per tutta una serie di ragioni, no? Si fa un po' uno studio anche lì di quello che è successo a questa moneta, si vede che questa moneta piano 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 è sempre cresciuta, e adesso, siccome ufficialmente è già stata testata da un pool di banche americane, ne ho già parlato in passato, e il test è andato bene. Questo sistema che si chiama, adesso ve lo dico così almeno, poi ci sono anche altre monete, però tanto per dire, questo sistema qui che si chiama ISO 20022 è praticamente un sistema che sostituirà lo SWIFT, o adesso c'è lo SWIFT, no, per fare i trasferimenti, e sarà quasi un trasferimento in tempo reale. Benissimo. Benissimo, andiamo a tutta velocità verso queste transazioni, sperando poi che a un certo punto non ci si schianti contro qualche cosa. La velocità può anche essere utile, però bisogna sempre poi avere il controllo, no, della macchina. E qui si rischia effettivamente di perdere il controllo. Buonasera, Edi. Aspetta. Allora, benissimo. E lui diceva: se te compri queste monete digitali, si chiama XRP, lo volete anche segnare, se volete poi posto le informazioni sul canale, e si fa un ottimo investimento, e ha ragione. Allora attenti, come io vi ho detto in passato che bisogna avere un minimo di elasticità mentale in queste cose, no? E diversificare. Io non ho assolutamente niente in contrario. Se in un momento particolare così, selezionando queste cripto, cioè quelle che poi saranno utilizzate dalle grandi banche, perché tanto sono loro, no, che gestiscono queste cose, loro sanno bene quello che fanno. È chiaro che se le testano e poi lo inseriscono, non è che poi dopo lo cambiano 5-6 giorni dopo e la moneta va fuori business. Non esiste. Si tratta soltanto di capire quanto e come crescerà. Se uno vuole investire un 10-15% o anche un 20% in una cripto del genere, io non posso assolutamente essere contrario. Assolutamente. Anzi, devo dire la verità, fa probabilmente la cosa giusta e a Cosimo l'ho detto, anzi, l'ho anche ringraziato. Quindi io ve la mando là questa notizia così, perché io ultimamente non ho mai comprato un'azione, non saprei neanche come fare, ragionarci un attimo su queste cose. Però, seguendo il principio della diversificazione, come ho appena detto, se si seleziona una cripto che è già stata testata dalle grandi banche, non vedo perché non si possa comprare, perché al limite, al limite, al limite può perdere qualche cosa, ma sicuramente rimarrà in vita. C'è nessuno che ha dei commenti? Ditemi pure. Allora, all'epoca io avevo, quando avevo selezionato e avevo parlato, avevo detto un'altra cosa molto importante, che è la seguente: quando io feci vedere questo schema, mi ricordo, la Ripple era collegata all'oro, poi c'era, mi sembra, l'Algorand, poi ce n'era un'altra, mi sfugge il nome, che era collegata
all'argento, mi sembrava che fosse lo Xinping, che sarebbe poi quella cinese. E poi c'era l'Algorand, che ce l'ho qui davanti a me, IOSA, e poi mi sembra ce ne fosse appunto un'altra. E tutte queste cripto erano collegate a metalli, tant'è che io ho parlato non tanto di ritorno all'oro, cioè diciamo del gold standard, ma del mineral standard. Questa sono molto convinto che sarà la soluzione che adotteranno dopo il grande reset, perché loro sanno bene che questa situazione qui è una giungla e che non può andare avanti. L'hanno creata loro questa cosa, l'hanno fatta apposta. Poi faranno saltare il sistema. Una volta che avranno resettato tutto, dopo il grande reset, cosa faranno? Collegheranno le monete, scusate, le cripto digitali con commodity. Si chiamano commodity, che includono tutte le commodity, no? Ho ricordato diverse volte che durante la guerra civile, per poter finanziare il nord e il sud, le banche chiesero delle garanzie. All'epoca usavano il pellame, usavano il grano, usavano il riso, usavano il mais. Anche quelle sono commodity. E quindi questa, secondo me, sarà una cosa molto positiva, perché quando loro hanno ottenuto quello che vogliono ottenere, secondo me gli interessa ben poco di avere tutte queste crisi, tutto questo situazione di continuo caos nel mercato finanziario. Ci sarà un cambiamento, secondo me, direi quasi radicale. Del sistema finanziario. Non dico che sia più serio e più corretto di questo, però sicuramente se, come dico, si dovesse tornare al gold standard o mineral standard che sia, sicuramente i mercati finanziari ne troveranno sicuramente beneficio, perché come avete letto o potrete leggere sul mio report, tutti gli attori importanti dicono che i mercati finanziari otterranno una certa stabilità solo quando c'è insomma si ritorna al gold standard, perché altrimenti diventa impossibile. Si stampa monete, 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 così come si sta facendo ora. E il mercato finanziario è un po' come i polli, no? Che sono gonfiati oggi, e gonfia, 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 poi alla fine scoppia. Alla fine tutti dei polli. Eh? Domande? Io, se posso, vorrei fare una domanda a, non mi ricordo il nome, e che è quella persona che tratta dei bitcoin o comunque le monete digitali. Cristiano. Cristoforo, scusami. Prego. Non c'è comunque in linea. Cristoforo. Ok, sì. Volevo Dimmela sul chiedere. posto e ti rispondo io. Dimmi. Ok. Volevo chiedere, non conosco questo mercato, lo ignoro, sono completamente ignorante, ma se si acquistano i Bitcoin, naturalmente bisogna inserire l'app e quindi è digitale, tutto digitale. Quindi un domani, come la banca ti può chiudere il conto corrente perché è digitale? Cioè ti toglie l'app che hai sul cellulare e te lo chiude, e così lo Stato ti può chiudere i bitcoin, quello che si chiama il portafoglio digitale, wallet, mi pare, no? Sì, certo, Giusto? questo è il pericolo più grosso, Renata, certo, E sappiamo. poi la Sì. seconda domanda, siccome dicono che lo Stato si approprierà dei bitcoin, si approprierà nel senso che diventeranno moneta legale e quindi li tasserà, comincerà a tassarli, bisognerà dichiararli e comincerà a tassarli. Ecco, le mie domande sono queste. Grazie. Allora, io sulla prima domanda ti ho già dato una risposta per quello che posso aver capito io. Sulla seconda, io non, più tutto non sono in condizione di darti forse una domanda, una risposta molto tecnica, però tieni presente che io non faccio mai commenti su illazioni. Ok?
o su discorsi. Io cerco di fare i miei interventi sui fatti, se notate. Sì, posso fare una considerazione sul futuro, su magari ecco, su un trend, però ci deve essere una base su cui ragionare. Inutile stare a dire adesso, chi l'ha detto che saranno tassati, che entreranno a far parte del sistema? Entreranno a far parte del sistema commerciale. Questo sicuramente sì. Per esempio, se voi andate su certi siti o di oggi, se certi siti della notizia di oggi, che lo stavo controllando oggi, è possibile comprare oro in aziende di banco metalli utilizzando Bitcoin, e poi ci sono altre due monete, adesso non mi ricordo quali sono, però è possibile, tant'è che io ho allertato Walter, e gli ho detto: appena puoi, senti a Ovesta e cerca di capire se anche loro hanno intenzione di fare questa cosa qui, perché la dovranno fare per forza. È evidente, no? Il trend sarà: le monete saranno, ci sono già, molte persone già le utilizzano. Sarà tutto digitale, è chiaro che l'euro sarà comunque sia le transazioni in euro, soprattutto in dollari. Saranno comunque sia, diciamo, limitate a vantaggio di altre monete. Quindi anche qui è un fatto di marketing, no? Quindi l'azienda è innovativa, un'azienda che segue i principi del marketing. Se io fossi in Ovesta, lo inserirei subito, immediatamente, la possibilità di comprare col Bitcoin e probabilmente anche con un altro paio di valute, perché io so che i ragazzi giovani sono appassionati di queste cose. E loro i soldi ce l'hanno Bitcoin. Siccome non ce l'hanno in euro, significa per noi perdere potenziali clienti. Molto semplice. Posso dire una cosa, Max? Prego. Allora, Renata, per quanto riguarda i Bitcoin, il wallet non è il centralizzato, quello che uscirà a breve, è un wallet decentralizzato che creerai tu. Quindi lo Stato e nessuno te lo può toccare. Lo puoi fare solo tu. Devi sicuramente stare attenta a non perdere le chiavi di accesso, perché se le perdi non riesci più a perdi tutto. Però per questo devi seguire un corso particolare, perché non è così immediata la cosa, non è difficile, ma devi seguire un corso con qualcuno che ti aiuti. Carla, Ho capito, grazie. Sì, ok, grazie. posso intervenire un attimo? È una cosa molto importante, vi devo dire. Allora, e ve lo dico perché ne ho parlato con Cristoforo, proprio di questo punto qui, Carla. Perché una delle cose che io contesto a queste blockchain è questa indipendenza. L'indipendenza nel mercato tecnologico e finanziario non esiste. Te la possono vendere, magari per un certo periodo funziona, ma non esiste assolutamente. Il governo, se vuole, interviene e ti blocca tutto. Guarda, te lo posso assicurare, me la confermi. Prendere questa parola perché quando ne ho parlato lui è perfettamente d'accordo con me. Quindi Però state intanto attenti. Trudeau non è riuscito a bloccarlo comunque, perché voleva farlo e non ci è riuscito. Perché i canadesi, se non avessero avuto i Bitcoin, non sarebbero riusciti a fare quello che hanno fatto. Ma chi? Capito? Trudeau ha cercato di bloccare anche i Bitcoin a questi camionisti che si erano rivoltati al sistema, però non l'ha potuto fare. Allora, ascolta, in Poi quel particolare momento. possono fare qualsiasi cosa, però è uno dei sistemi attuali e stanno già acquistando e vendendo da più di un anno Allora, con il Bitcoin. quello che dico io è che in questi casi qui, come sempre, bisognerebbe utilizzare il condizionale. Sempre. Perché tanto dentro al sistema, chi l'ha creato, non c'è nessuno. Quindi non bisogna prendere per buono quello che ci dicono così. Per esperienza mia, io ho scritto un libro di 1042 pagine, scusatemi, io qualche dubbio lo sollevo sempre. Abbiate pazienza, nella storia sono più le balle che ci hanno raccontato che le cose vere. Per quale ragione adesso devo credere a una cosa così? Se Bitcoin fosse così inattaccabile, mi spiegate come ha fatto a perdere più del 50% in un anno? Perché Non è possibile, se è è inattaccabile. voluta la cosa, è voluta.
Beh, poi vedi come vedi che ti sto dicendo, cioè non è così inattaccabile, perché se fosse inattaccabile si manterrebbe sempre su un certo livello, come fa l'oro, perché l'oro tendenzialmente cresce, 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 più volte perde, ma nella media tende a crescere, non perde mai l'olio, l'oro. Com'è possibile che una cosa così affidabile, una moneta così rivoluzionaria, indipendente, questa blockchain di punto in bianco perde il 50%? Se c'è La qualcuno che me lo maggior parte, spiega. eh sì, perché adesso hanno visto che non tutti, cioè è più facile acquistare Bitcoin, ci sono un sacco di persone giovani che acquistano Bitcoin e che oro. L'oro non viene poi considerato se non da persone da un'età, da una certa età in su. E non è nella nostra idea di investire in oro se non negli ultimi anni, perché prima non era neanche ammesso. Quindi si sono accorti che un Sì, sacco di Carlo, gente certo. sta voltando al Bitcoin e quindi stanno frenando. Ma non sarà così sempre. Sarà Sì, parte no, delle va bene, monete. basta intendersi, basta, ecco, usare il condizionale. Se di nuovo volete investire un 10-15% in Bitcoin in questo momento, il prezzo è abbastanza conveniente, diciamo, no? Perché ha già fatto il botto. Fra l'altro vi racconto un aneddoto, non un aneddoto, un video che ho visto ieri su Facebook, di questi qui, di Riff, no? Di Rille, questi che postano. C'era un signore, io ve lo dico così, perché io sapete, se poi non posso verificare le fonti, niente, non ne parlo nemmeno quasi mai, però ve la dico perché si parla del Bitcoin. E lui praticamente stavano intervistando, non so se è un esperto finanziario, non, perdonatemi, non c'è nome, c'era nome, c'era nome. E lui insomma, praticamente dice, se tu sapessi che c'è chi c'è dietro al Bitcoin, domani lo venderesti immediatamente. Di punto in bianco può andare a zero in un batter d'occhio e non te ne accorgi nemmeno. Questo è quello che ha detto lui. E se lo volete, poi lo cerco, ve lo mando. Ora, per carità di Dio, magari era uno che così, chi lo sa perché ha fatto questa uscita, era, diciamo, uno di quelli, un venduto, eh? Però questa uscita l'ha fatta. E dobbiamo sempre riflettere e stare molto attenti. Nei sistemi finanziari, la storia ci insegna che non bisogna mai puntare su un cavallo solo. Quindi io non è che dico di non farlo, Come vi ho detto, potrebbe già essere suggeribile considerare un minimo di investimento in XRP. E probabilmente un po' anche in Bitcoin, perché Bitcoin ha perso talmente tanto che può soltanto andare su. Però bisogna sempre usare il condizionale, potrebbe andare su, perché potrebbe anche precipitare a zero. Quindi vi hanno venduto per anni e anni e anni questa sicurezza assoluta della blockchain che non è mai esistita. Perché se vogliono lo fanno fuori in 448. Altre domande? Scusatemi, questo è quello che penso io, poi magari sbaglio. Altre domande? Domanda fuori tema, il prossimo lockdown sarà per il clima, queste nuove cose climatiche, insomma. Ma guarda, questa storia del clima è solo intrattenimento. Loro ogni tanto tirano fuori uno scandalo, ogni tanto tira fuori il clima, perché probabilmente ci sono dei grossi interessi per andare sull'elettrico, no? Avete visto quante Tesla saltano in aria, no? Saltano per aria, non so se ne salta tutti i giorni. E vabbè, quello è normale, perché ogni tanto le macchine saltano, no? Sono sempre saltate le macchine, quindi può saltare anche una macchina elettrica di Tesla, cosa vuoi che sia? Sarà l'assicurazione. Ci faccio un po' di sarcasmo, però veramente troppe volte, no? Si usa due pesi e due misure a seconda delle circostanze. Ritornerò su questo concetto quando poi vi parlo della seconda parte del mio intervento. E quindi c'è questa cosa qui che tutti sono lì adesso a parlare di questo problema climatico che chiaramente è una grande balla. Probabilmente devono fare degli esperimenti con ARP e quindi giustificare poi magari
terremoti, inondazioni, non lo so, tutto quello che possono creare a causa naturalmente dei global warming, no? Mi trovo una scusante per quello. Non so che dirvi. Sono dei completi pazzi questi. Ma con tutti i problemi che abbiamo, devono. Ma io non so, ma la gente come fa a stare dietro a tutte queste stupidaggini? Non si rende conto di queste stupidaggini? Cioè, dovrebbe. La televisione va presa e buttata nello scarico, dove si butta la televisione? Al macero. Io non guardo più la televisione dal 2004. Vi posso assicurare che se avessi guardato la televisione, continuato a guardare la televisione, non avrei pubblicato niente del mio lavoro. Pubblicazioni non su riviste scientifiche parlo, di magazine. Non avrei preso il brevetto, non avrei sviluppato la macchina, probabilmente, non lo so, che posso dire, non avrei sicuramente scritto la trilogia e adesso non sarei in Tanzania e non vi parlerei certamente a voi, perché probabilmente io so 3 o 4 volte di più, ma che dico, forse 10 volte di più, perché il tempo che sprecavo davanti alla televisione, mi piace anche a me ogni tanto guardare una partita, non c'è mica problemi. Quando c'è una semifinale, una finale, una bella partita, vado qui, c'è un baretto anche con qualche amico e bevo una birra e me la godo. Intendiamoci, non bisogna mai essere così radicali. Ma se dovessi mettere insieme tutto il tempo, cioè io ho fatto tutte queste cose grazie al fatto che non ho più guardato la televisione dal 2004. Quindi immaginate il tempo purtroppo che si perde davanti a questa scatola che ci racconta soltanto un sacco di balle. Ci pensavo oggi, non avrei mai pensato che la televisione potesse veramente raccontarci tutta una serie infinita di cose inesatte, sbagliate, una grandissima ma manipolazione del cervello e basta. Di vero non c'è quasi niente, ve lo dice uno che ha lavorato per un male per 20-25 anni nella comunicazione, quindi sono anche abbastanza competente nel dirvi queste cose qui. Capito, Duilio? Non ci state dietro a queste cose, che sinceramente ci sono altri problemi, problemi più grossi, grossissimi, che fanno soltanto finta di non vedere. E si va a leggere l'Agenda 2030. Ci sono tutte cose che io non ti voglio dire che non siano importanti, ma poi dopo sono tutte cose che sono funzionali alla loro agenda, non alla nostra. Questa agenda, leggete l'agenda, purtroppo è in inglese. Io dell'Agenda 2030 ne ho parlato 10-12 anni fa, quando facevo gli interventi su Accademia della Libertà, e poi ne ho riparlato anche dopo con Ubaldo Croce. E adesso ci sono quelli che scoprono l'agenda 2030. Da ridere. Cioè, boh. Non, lasciate, voi so che siete tutti sensibili a queste cose qui, l'avete capito che sono tutte bufale. Ma purtroppo, lo vedete, la gente è come intorno a noi, a partire il discorso di queste pseudo-vaccinazioni, che non è un vaccino, questo il problema climatico. E poi tutte cose che non. Cioè, tutte cose. E la gente ci crede. È abbastanza disarmante. Comunque, vediamo di essere positivi. Continuiamo il nostro percorso cercando per quello che si può. Ciao Eric, di correggere la direzione. Ciao. Avete altre domande? Quindi Ciao Massimo. arriviamo. Prego, prego. Eddie, ciao. Quindi si arriva a fine anno, eh? Fine anno ci abbiamo il passaporto digitale, l'introduzione delle monete digitali e questa è solo la preparazione per il 2024, eh? Inseriranno ottobre, novembre, dicembre, saranno mesi cruciali, per vedere quello che succederà il prossimo anno. Edi, volevi intervenire? Ma è un'osservazione mia, io parlo molto con le persone, anche quelle che si sono vaccinate credendo in qualcosa, ma c'è qualche cosa che si sta svegliando anche in loro, specialmente sul discorso digitalizzazione. Non li vedo
correre come è successo per i vaccini. Non so se sono io che voglio, diciamo, crearmi un'idea positiva, però parlando con persone totalmente diverse, ho capito che tante cose che noi sappiamo loro non le sanno, però sulla storia della digitalizzazione, insomma, sono diciamo molto dubbiose. Ma sai, levare i soldi di tasca alle persone e convincerli che sarà meglio tenerli in un wallet chissà dov'è, chissà dove, evidentemente è abbastanza dura, no? Abbastanza difficile. Quindi quello che dici te, in questo senso, con l'IMA perché tocca i soldi, capisci? Tocca i soldi spiccioli. Dopo i soldi non esisteranno più, lo sapete. Diciamo che per il vaccino è stato più facile convincere tutti a correre a vaccinarsi. E questa storia della digitalizzazione, anche dell'ID digitale, eccetera, 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 insomma, io ho parlato con persone veramente tanto diverse da me, che questi si sono fatti le due, le tre dosi, eccetera, eccetera. E li vedo che vogliono cercare di capire, che chiedono, si informano dove le abbiamo prese noi le informazioni, eccetera, eccetera. Cercano di ricostruirsi un po', dei passaggi che si sono persi, che capiscono di essersi persi. Sì, quello che dice è giusto. Posso fare un commento veloce? Ritengo che il discorso pandemia ha colto un pochino tutti di sorpresa, no? È stato un evento che hanno pompato talmente tanto, l'hanno drammatizzato talmente tanto che poi la gente si è fatta fregare. In questo caso invece non c'è stato un evento traumatico sulle monete digitali, sono cose che se ne parla, però non il grande reset non è ancora arrivato e quindi non c'è stata, ecco, dal punto di vista proprio della propaganda, ecco, chiamiamola così, una grandissima propaganda sulle monete digitali. Ce stanno parlando piano piano e quindi è questa la ragione principale per la quale le persone sono un attimino forse più sensibili perché hanno avuto più tempo per pensarci sopra. Penso che se si vuole, si può dire una cosa di questo tipo. Altre domande? Allora, via. Allora passiamo alla seconda parte. Abbiamo già fatto una quarantina di minuti, quindi vedrò di essere conciso. Allora, come vi dicevo, ne ho parlato prima, no? Per coloro, soprattutto per coloro che vogliono poi venire qua, no? Se uno è indeciso, magari dice via, andiamoci a fare una mezza vacanza e già che vado lì. Faccio anche la settimana investigativa, però non, insomma, in maniera non troppo convinta, e poi ritorna in Italia e finisce tutto lì, allora va bene qualsiasi cosa. Ecco, quello che dico per coloro che sono invece vengono per fare la residenza, cioè vogliono fare le cose fatte per bene, il suggerimento è sempre lo stesso, di cercare di seguire il più possibile i miei interventi. Io ho notato che quando una persona mi segue da un po', poi ovviamente mi conosce anche come autore, quindi sa il mio modo di ragionare ed è più facile poi mettersi d'accordo. Perché ci saranno magari da fare anche magari delle operazioni di compravendita di terreni e insomma, se c'è un minimo diciamo di fiducia, naturalmente queste cose qui, la fiducia è fondamentale perché se non c'è fiducia, rispetto e onestà, è difficile poter collaborare insieme. E io vi dico adesso una cosa che vi ho già detto in passato, ve l'ho già detto queste cose. Vedete, nel momento in cui, per esempio,
venite qua a prendere la residenza, la procedura è talmente semplice che è allucinante, cioè non esiste nessuna parte del mondo in cui praticamente senza documentazioni, soltanto con un estratto conto bancario, si può ottenere la residenza per 2 anni. E questo perché va bene, perché servirebbe un contratto di affitto, non serve, cioè, serve nemmeno quello. E si va a un certo punto, documento che serve, serve il documento del chairman, no? Chairman è il capo del villaggio, qua io conosco, ho creato un po' certa amicizia, anche lì c'è un rapporto ovviamente di fiducia, vi prendo, si va dal chairman senza fare nessuna domanda, compila tutto, lo firma, me lo dà, si dà una piccola donazione. Ecco, quel documento lì poi serve, è essenziale per ottenere l'immigrazione. Ma quel documento lì io lo faccio per chi merita. Cioè, se io mi rendo conto che una persona cioè, fa il furbo, oppure perché vi dico queste cose qui? Perché purtroppo è successo con un paio di persone o tre che sono venute lo scorso anno. Gli ho spiegato anche a loro esattamente la procedura, però poi se la sono scordata. E adesso magari io posso fare nomi, non posso fare nome e cognome perché scoccio, tanto che mi interessa, però poi queste persone purtroppo io non le posso più prendere. Perché? Vedete, contratti con me non ne fate, perché non c'è nemmeno bisogno di un contratto. Io vi mando il prospetto B e C, vi dico di leggerlo con attenzione. Dovete pagare, dare una donazione, quelle cose lì. Fate il primo viaggio, quindi fate la prima donazione, ma la seconda donazione non è assolutamente obbligata, perché se voi trovate un'altra via per venire qua, io sono più che contento. Alzate il telefono, mi chiamate e mi dite: guarda, dottor Max, io ti ringrazio molto dell'ospitalità, hai fatto un grande lavoro quando siamo venuti, ma ti comunico che io sono in procinto o mi trasferirò in Tanzania e mi farò assistere da altri professionisti. Che problema c'è? Nessun problema. Io sono contento per voi. Poi magari si mantengono buoni rapporti, può succedere che in futuro avete bisogno magari di un'altra consulenza, mi potete richiamare e io vi fornisco la consulenza, perché a questo punto c'è stato chiarezza, non ci sono stati giochini di dietro, abbiamo mantenuto un rapporto professionale che, come succede nella vita, a un certo punto si può anche interrompere. E dov'è il problema? Ma me lo dovete dire queste cose. Perché se poi vengo a sapere che poi venite qua, non mi siete spariti, le persone non mi hanno più contattate, poi sono venuto a sapere che vengono qua accompagnati da altre persone e quando vengono mi chiameranno. Mi chiami quando sei già qua? Ma io sono, non sono mica Zanzibar. E te mi dovrai dire un attimino, dare un preavviso e dire: guarda Massimo, allora avremo intenzione di venire così e così, ci sei, sei disponibile, come si può fare? Ma un minimo di cortesia, al minimo. Quindi purtroppo io sarò ancora più selettivo di prima, perché ricordatevi che lo decido io chi porto qua, non lo decide il cliente. Perché io mi prendo la responsabilità soltanto di persone che mi dimostrano che sanno quello che dicono, che sanno quello che fanno e dimostrano un minimo quantomeno di correttezza per poter trattare a livello professionale. Perdonatemi, non voglio essere troppo, come posso dire, non fraintendete questa cosa come arroganza, perché non è assolutamente una cosa di arroganza, è una cosa che, siccome il passaggio che dovete fare è molto importante, bisogna assolutamente essere d'accordo su anche il rapporto che dobbiamo avere. E io voglio lavorare in maniera corretta e professionale. Se uno poi vede che magari ha un altro modo di fare, non mi contatti pure, perché poi tanto a un certo punto non lo seguirò più. E non lo fa, non ci metto appunto la mia parola, e la mia responsabilità con il sindaco del villaggio, se mi rendo conto che è una persona che non merita. Io porto persone qua, persone che meritano, tranquille, che vengono qua per godersi la vita, che sono consapevoli di quello che fanno. Già molti di voi purtroppo non parlano inglese. Già questo mi crea un po' di stress, perché è evidente che
molte cose ve le devo fare io, ve le dovrò fare io, non posso dirvi fatele per conto vostro, perché magari no, no, anche dovete fare una piccola trattativa. Franco ve lo può dire, no? È collegato. Quando posso, gli do una mano sempre volentieri. Franco, ti ho mai chiesto soldi io per quello che abbiamo No, fatto fino a no, questo? assolutamente, anzi, anzi, Io lo faccio massima anche volentieri, disponibilità. perché, grazie, perché mi diverto, faccio molto volentieri. Però voglio che ci sia un rapporto di rispetto, di stima come quello che c'è con Franco. Non chiedo mica niente di così speciale. Volevo dirvi questa cosa qui, così almeno ci pensate. Insomma, è una cosa che io sento che vi dovevo dire. Abbiate pazienza, ripeto, non confondete quello che vi ho detto con un atteggiamento arrogante. No, assolutamente. Io ho il mio carattere, anch'io, ho le mie idee. Magari uno può non essere d'accordo col mio modo di vedere, ma io non faccio mai una cosa contro l'interesse del mio cliente. Purtroppo, casomai ci rimetto soldi io, ma non esiste una cosa di questo tipo. Ecco. Voi volete fare le vostre verifiche? Fatele pure le vostre verifiche con altri consulenti, ma ditemelo. Se no, poi anch'io sono in difficoltà perché venga a scoprire che avete fatto o avete contattato un tizio che non sapete nemmeno chi è. Purtroppo è successa questa cosa qui. Io va bene, ci metterò una pietra sopra. Però non sono cose che mi fanno piacere. Avrei preferito che mi fosse detto: guarda, allora la situazione è questa, avrei bisogno di un consulente così e così, avrei trovato questa persona, ti dispiace, me la contatti, che c'ho da fare un'ulteriore verifica? Ma ben volentieri, ci mancherebbe altro. Però non mi si fa di dietro senza dirmi niente, perché io il mio lavoro l'ho già fatto. E quindi se io dico che quella cosa è già verificata e si può andare avanti, si può andare avanti. Non è che adesso ci deve passare settimane, settimane, settimane e non si riesce a chiudere questo benedetto contratto, perché anche gli avvocati sono abbastanza così, non mi dicono niente, però il venditore è un po' arrabbiato e anche gli avvocati non è che siano particolarmente contenti. È più di 3 settimane che si deve. Tutte queste cose. Dovete capire che con questa gente. Cioè io la tratto molto bene, no, i nostri consulenti, perché sono fondamentali in quello che dobbiamo fare e non voglio creare attriti inutili con loro, perché se io do una parola è quella. E qui io tante volte mi sono trovato a dare una parola e poi dopo magari il cliente cambia idea e mi fa fare una brutta figura. Ecco, queste cose qui, parliamone, chiariamoci prima noi e poi dopo si può sempre dire: guarda, mi serve ancora un'altra settimana, abbi pazienza, ci sentiamo la prossima settimana. E allora iniziare a lavorare un po' più, in maniera un po' più professionale. Non ci rimanete male, cioè dovete rimanere male. Ma purtroppo noi in questa cosa siamo molto provinciali, molto provinciali. Ecco, c'è nessuno che ha domande? Allora, vi ricordo in chiusura che io ho ricevuto l'invito di Ovesta, sto cercando di darmi da fare, no? Come fanno tutti coloro che sono stati, immagino, convocati da Ovesta, questi 20 migliori diciamo, promotori, piace usare la parola promotori. E questi 20 promotori sono promotori in tutto il mondo, non solo in Europa, perché a Ovesta a sedi non faranno probabilmente il lavoro che fanno in Europa, però hanno comunque sede in 125 paesi, quindi io sono particolarmente contento perché siamo partiti 2 anni e mezzo fa da zero con Walter e quindi grazie al lavoro. Lavoro, studio, approfondimento, messo insieme il report, mi sono letto un altro libro. Continuamente, io studio continuamente. E naturalmente è il risultato di un certo tipo di lavoro. Ora, se qualcuno avesse una mezza intenzione magari di comprare un altro un pochino d'oro, il prezzo dell'oro è medio, un
non posso neanche chiamarlo medio alto perché era 62 ieri, 62 qualcosa. È un prezzo buono per l'acquisto, un prezzo buono per l'acquisto. Quindi se qualcuno, ecco, magari vuole comprare un altro pochino d'oro, insomma, mi dà una mano sotto questo punto di vista, oppure ha degli amici, magari, ecco, se ne vuole parlare. È il momento giusto, purtroppo, sapete, in agosto si blocca tutto in Italia, quindi abbiamo beccato proprio il mese peggiore, no, per fare questa operazione. E io, per chi è interessato, magari, soprattutto se fa un certo tipo di investimento, mi chiama e c'ho anche una sorpresa, una sorpresa se mi dà una mano, naturalmente io do lui dà una mano a me o lei e io do una mano a loro, non ci sono problemi, anche questo è business, no? Quindi bisogna essere tutti contenti in questo senso. Avete altre domande? Sto Volevo, lavorando anche su. Prego, prego, dimmi. ma è fuori argomento, se puoi rispondere o se sai, la tassazione in Tanzania per esempio una società, che cos'è? Di che percentuale è? Allora, se te apri una piccola azienda in Tanzania, c'hai il problema che devi aprirla con un tanzaniano. Però per 5 anni non paghi tasse, qualunque fatturato tu faccia. Il governo ti dà la possibilità, i primi 5 anni non devi nemmeno, credo, fare la dichiarazione dei redditi, o se la fai è una cosa molto semplice, dichiari una passività e non ti dice niente nessuno. Poi dopo, ovviamente, ci sono i vari scaglioni e la tassazione massima, e mi risulta, Stefano Todisco l'ha detto diverse volte, risulta essere intorno al 30%. Un'altra cosa molto importante, è di altre domande? Poi ci sono tutti i vari scaglioni nel mezzo, no? Ci sono vari scaglioni, ovviamente. Però al 30% si parla di grandi aziende, eh? Se no, un'azienda piccolina sarà al 10-15%. Ci sono aziende che non hanno mai fatto le tasse qua, eh? E se è Come in difficile, Italia? Dimmi. instaurare un'aziendina, un'azienda in Tanzania e lavorare in Italia, quindi con il discorso bonifici che dovrebbero arrivare dall'Italia. Qual è la tua preoccupazione? Che io ad esempio ho lavorato 9 anni e 5 mesi in Cina e i problemi di bonifici dalla Cina c'erano di diverso Senti, ordine. allora, un commento generale. Adesso, ora come ora, i sistemi funzionano sicuramente meglio, però devi tenere presente che un bonifico ci vuole sicuramente 4-5 giorni lavorativi. Questo non ha importanza se sei in Italia o se sei in America. Grosso modo è quello. Se vuoi fare una cosa veloce, compri oro in Ovesta, in meno di 24 ore c'hai i soldi. E i soldi ce li hai Io anche in parlavo di euro. società, Parlavi? io parlavo di società perché io sto pensando che bisogna uscire dai confini, avere una società altrove e magari uno dei clienti si può avere in Italia. È un pochino più complicata fare una società in quel senso di quello che si può pensare. Mi sono già informato. C'è un altro cliente che voleva fare una cosa simile e ne ho parlato anch'io con un paio di persone e si può fare, eh? Si può fare, però è un po' più complicato a farsi. E io in materia non sono ancora ferrato abbastanza per darti proprio un giudizio, una consulenza, capito? A 360 gradi, sinceramente. Perché finché non riesco a seguire qualcuno che viene qua e fa un'impresa, e allora magari lo seguo in tutti passo passo su quello che fa e mi chiarisco tante cose, so le cose ma in maniera un po' troppo generica e quindi ti posso dare delle risposte, capito? Non ti posso fare una consulenza in questo momento qui, anche
anche se mi chiami di persona rispondendo a tutte le domande che mi fai, perché non le so. Se una cosa la so, se non la so, ve lo dico. Non mi starei a preoccupare troppo con il discorso dei bonifici, eh? Sinceramente no. Poi dopo un domani ci sarà il Ripple, con Ripple in un giorno ti arrivano i soldi. Però dovete appunto decidere, volete continuare a lavorare con le monete, cioè iniziare a lavorare con le monete digitali e seguire il trend, state in Italia tranquilli e dovete subire tutto quello che fanno. Oppure venite qua e guadagnate 10 anni, forse 15, perché prima che arrivino queste cose qui, qua sai quanto tempo passa? Figurati se levano la moneta ai tanzaniani. Cioè, è impossibile. Per uno che conosce minimamente l'Africa, queste cose sono impossibili da fare in questo momento. Allora, vi devo dire altre due cose in chiusura. La prima è che proprio in considerazione di queste turbolenze sui mercati finanziari e bancari con l'introduzione delle monete digitali, anche coloro che verranno con come pensionati, con il visto C, dovranno da settembre aprire un conto con Ovesta, anche perché poi grosso modo lo fate comunque già tutti, un po' meno. E questa è una cosa che mi dà sicurezza, perché se succede un qualche cosa, poi dopo venite a cercare me perché i soldi sono finiti, oppure andate a cercare Stefano Todisco, è successo tante volte, e Stefano Todisco è lì per rappresentare l'Italia, ma non è lì per pagare i vostri debiti o i nostri debiti. Quindi bisogna fare le cose un attimino con un po' di, insomma, di lungimiranza. La seconda cosa è che abbiamo chiuso, grazie ancora a Stefano Todisco, un accordo con una delle più grosse società di assicurazione che si chiama Strategy, e tutti coloro che vengono dovranno fare una polizza per la salute. Poi fanno anche altre cose, fanno le macchine, assicurazione sulla casa, polizze vita, assicurazione grande, fa tutte le cose che si fanno anche in Italia, nel mondo occidentale, per un massimale almeno di 50 milioni di scellini tanzaniani, perché è successo anche poco tempo fa che una signora si è sentita poco bene, non aveva soldi, non ha fatto l'assicurazione e è successo un gran casino perché stavano cercando di rimpatriarla in Italia, ma non ha passaporto, non ha soldi, è in ospedale, quindi quando poi è in ospedale, se non hai soldi te, non hai le polizze sanitarie, ci deve essere un qualcuno che garantisce per te. E dopo magari, succede un qualche cosa, mi vengono a cercare me. No, non può, no. Ognuno deve essere, ovviamente, siamo tutti, come si diceva una volta, grandi e vaccinati. Dovete avere un minimo di sicurezza finanziaria e la polizza sulla salute, così siamo tutti tranquilli, qualsiasi cosa succede, la coscienza ce l'abbiamo a posto. E questo iniziamo da settembre, iniziamo ovviamente l'assicurazione quando venite, man mano che uno viene, non c'è bisogno che la faccia adesso. Altre domande? Allora, un'altra cosa veloce, io sapete che prima le cose le faccio e poi le dico, sto lavorando su un altro progetto molto importante, sempre inerente all'oro, e se maturerà, naturalmente poi sarete i primi a saperlo. Questo è forse il progetto più importante che sto seguendo da quando sono venuto in Africa, e ci sono venuto anche apposta, perché tutto quello che riguarda l'oro, no, mi interessa particolarmente. Allora, se non ci sono altre domande, io stasera chiuderei qua. Benissimo, allora io do appuntamento per la consulenza oro. Mi fa piacere in linea di massima perché vedo che c'è comunque molto interesse sull'oro e sta comunque crescendo questa cosa. Anche domani avrò due o tre colloqui e bene, mi fa molto piacere. Alla solita ora, il sabato alle 9 di mattina e per la destinazione Tanzania o Zanzibar, che dir si voglia, la
L'appuntamento è come sempre mercoledì alle 19. Buonanotte a tutti, grazie. Grazie. Ciao. Ciao ciao.